Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi voglio comprarvi i miei lip plumper. Iniziamo subito. Essence Volumizing Collagen. Andiamo ad applicarlo. Andiamo ad aspettare un paio di minuti. Questo pizzica abbastanza, soprattutto nell'interno delle labbra. E l'effetto già in soli 2 minuti si vede, se vi ricordate prima. Comunque questo rimane, come dire, trasparente, non dà colore alle labbra. Quindi se vi piace questo effetto naturale ma un po' volumizzato, perché è proprio un lip balm, c'è proprio scritto lip balm, si vedrà mai, ma è un lip balm, il nuovo di Essence. E mi sono pentita che non ne ho presi altri, costa solo 3 euro, molto molto carino. Ok, vado a rimuovere questo. Sì, un pad delle unghie. Ho questi vicini, fanno benissimo. Vedete, soprattutto quello sopra. Io quello sotto ce l'ho già più grande rispetto a quello sopra. E l'effetto sopra si vede. Comunque, ora andiamo a provare queste qua, l'Extra Shine Volume. Lip Gloss Max Volume e anche base trasparente con un po' di glitterini. Questo non pizzica, dà un effetto brillantinato tipo quello di nuovo di Kiko, che è andato super virale. Questo costa molto meno ed è molto simile. Proprio dei micro glitter. Brilla, brilla parecchio. E dà subito un effetto, vedete? Rimpolpante. Rimuovo questo, è della stessa categoria. Vedete, i glitterini rimangono. È della stessa categoria, ho sempre Plumping Effect, solo che questo è nella colorazione 27, quello di prima era 8. Sempre dei micro brillantini, ma è un po' colorato. Questo è un odore fantastico. Bellissimo, veramente. Come brilla, questo neanche brucia, è solo un lip gloss, ma ha questo effetto super pieno. Appena lo mettete, questo non cambia, non bisogna aspettare nulla, però sono molto molto rimpolpate rispetto a poco fa che non avevo nulla. Poi non appiccica per niente, proprio zero, né questo né quello di prima, ed è veramente veramente bellissimo. Che costa forse meno di 3 euro. Fantastico. Rimuovo. Guardate anche da lontano che effetto bellissimo. Ok.
con questo fantastico lip oil di Essence che le colora. Molto bello, eh? È simile a questo qui come colore, però non ha brillantini, è molto più liquido, quindi dà ancora più volume perché è proprio un olio, vedete? Super super lucido. Questo è appena uscito, fantastico, ve lo consiglio assolutamente, e costa anche questo soli 3 euro. Molto molto bello, vedete, questo più sta e più le tinge, tipo quello che andiamo a provare ora, che è l'Extreme Hot Defect Extreme di Essence, che ha praticamente lo stesso colore, più sta più diventano fucsia. Questo è l'olietto, fantastico. Allora andiamo a rimuovere l'olietto, mi dispiace perché è veramente veramente bellissimo, anche di questi sicuramente ne ricomprerò. Guardate, colora proprio questo, e la, anche dopo che lo rimuovete lascia le labbra un po' tinte. Ora andiamo a provare il mio preferito finora, perché questo di Astra è la prima volta che lo provo con voi, vediamo se lo batterà. Di questo ho le scorte. Accendiamo un paio di minuti, già sta iniziando a pizzicare tantissimo, e aspettiamo il risultato. Vedete che il colore è simile al lip oil, solo che questo brucia tantissimo. Allora sta pizzicando sempre di più e l'effetto ovviamente è superiore a tutti quelli che abbiamo provato finora. Guardate il labbro superiore, che è quello dove ho più problemi, quello sotto praticamente è arrivato fino qui giù, tanto che sta gonfiando. Vedete? Questo prodotto è fantastico. Più lo tenete, più continua a gonfiarle. E poi vi rimangono tinte come il lip oil. Ora lo andiamo a confrontare con l'appena preso di Astra, lo provo adesso, perché ancora non ho fatto la full face Astra e non so quale video vedete prima, però lo sto aprendo adesso, poi lo userò anche per la full face Astra ovviamente. Mamma mia, che bomba di prodotto. Pad viene tinto come lip oil, la stessa colorazione praticamente. Sto andando a fuoco, guardate questo qua quanto si è fatto, e anche questo sembra che ho praticamente il filler. Ora, bellissimo, se mi rimanessero sempre così. Andiamo a provare questo di Astra. Allora lo apro, gli ho messo già un goccino perché sto facendo in contemporanea TikTok. Comunque profuma proprio di peperoncino questo, eh? Mentre quello di Essence ha un buonissimo odore, qua sentite già l'odore di peperoncino, quindi forse è più forte, non lo so. Sta iniziando a bruciare. Come vedete la colorazione è leggermente più chiara perché è quasi trasparente rosato,
è proprio, diciamo, trasparentino, vedete? Mentre quello di Essence è già più colorato di suo, oltre poi farli diventare belle. Aspettiamo un po' e vediamo anche il suo effetto. Per ora sta bruciando, ma non è minimamente paragonabile al bruciore di quello di Essence. Ok, ora sta bruciando letteralmente, letteralmente tanto. Forse uguale o leggermente, leggermente di più. Soprattutto sopra, mentre quello di Essence brucia dappertutto, invece questo soprattutto qui, dove in effetti avrei più bisogno di volume. Ho sbordato io. Questo qua è molto molto più lucido, più glossy rispetto a quello di Essence, e anche questo fa letteralmente il suo effetto. Quindi, come classifica, lo metterei a pari merito di quello di Essence, perché quello di Essence mi piace più il colore, mentre questo mi piace più l'effetto glossy che dà. Quindi, in primo posto metterei questi due. Come secondo posto questi, il 27 più il lip oil, e come terzo posto, ma non perché non siano validi, ma questo qui, che è lo 08 più il lip balm. Praticamente tutto Essence tranne quello di Astra. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e vi aspetto al prossimo. Ciao con questi canotti, che in realtà purtroppo non ho.